a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di Doge Ironbone DG750. Ringraziamo Canbike che ci ha spedito questo dispositivo da recensire. Il link per l'acquisto lo metteremo in descrizione e comunque anche nell'articolo unboxing. Questo è un unboxing rapido per farvi vedere il dispositivo che ricorda un po' un Samsung Galaxy Alpha. Fateci le domande che volete, a cui volete noi risponderemo all'interno della recensione. Mettiamo un attimo da parte il dispositivo, andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola. Guida rapida, una pellicola, anche se ce n'è già applicata una sullo schermo, caricatore da 1 A, cuffie di ottima qualità costruttiva, andremo poi a testarle per vedere effettivamente la qualità di queste cuffie, e cavo USB, micro USB per la ricarica. Andiamo quindi a vedere il dispositivo, che è molto carino esteticamente. Dicevo, appunto, ricorda un Alpha. Togliamo la pellicola. Ok, passiamo subito al posteriore, che ho già aperto perché era difficilissimo aprirlo. Abbiamo una fotocamera con flash LED, una SIM normale, una micro SIM e SD per espandere la memoria interna, e una batteria da, vediamo quanti ampere è questa batteria, da 2000 mAh, quindi da capire un po' quanto durerà questa batteria, appunto. Abbiamo poi un retro che ricorda molto quelli di Samsung, quindi che sembra, ricorda un po' la pelle, ma in realtà non è pelle ma è plastica. Un profilo in alluminio molto carino, uguale a quello di Alpha, quindi con i bordi stondati. Il volume rocker uguale a quello di Alpha. Un pulsante per il volume, per accensione e spegnimento, invece un po' più grande rispetto a quello dell'Alpha. Jack per le cuffie in alto, micro USB per la ricarica sempre in alto. Sul basso un microfono, sul retro troviamo speaker, come dicevo, fotocamera e le varie SIM sotto allo sportellino. Questo è il Doge che ci è stato spedito, l'Ironbone DG750, il prezzo è veramente interessante. Andremo a provare il dispositivo nei prossimi giorni per capire bene di che cosa si tratta. Fateci tutte le domande all'interno o del unboxing scritto oppure anche di questo video, e vi risponderemo alle domande nella recensione che faremo nei prossimi giorni dopo aver provato il dispositivo intensamente. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hi Tech.